Benvenuti da Canale 50, oggi abbiamo il piacere di trasmettere questa edizione speciale dedicata all'egregio poliedrico poeta, ciclista e contesista dello Stivale Piero Pierelli. Ecco a voi il servizio. Qui siamo nel Canale 50, adesso andiamo a fare un'intervista per vedere la popolarità di un personaggio famoso. Andiamo. Ciao, stiamo facendo un sondaggio per il giornale Canale 50. Senta, lei conosce Piero Pierelli? No. È alto così? Conosce? C'ha i capelli neri? La barba qui? C'ha una bicicletta bianca e rossa? Niente, mai conosciuto. Basta. Siamo Canale 50, dobbiamo fare un'intervista. Salve, siamo Canale 50, vorremmo fare un'intervista sul signor Piero Pirelli. Lei è una studente, penso che lo conosca, vero? No. Per niente? No. Niente? No. Non l'ho mai visto. Fa poesie? No, ho visto. Di persona? No. Ha un profilo su Facebook. No, però io devo rompere la bicicletta. Salve, siamo Canale 50. Posso farle un'intervista? Ma certo, come no? Lei vedo che c'ha la maglia di Buzz. Chi è Buzz? No, io ho soltanto questa maglia e qua dentro ho un disco speciale per rompere le bici. Salve, Canale 50, possiamo può concederci un'intervista? Va bene. Vedo che lei ama la tecnologia. Ha un telefono di ultima generazione? Sì, io scarico tante applicazioni. Ah, Sì, qual è? recentemente ho scaricato una che è proprio formidabile, è bellissima, si chiama Spacca le biciclette. Salve, Canale 50. Stiamo facendo un sondaggio per vedere la scolarizzazione dei cittadini. Lei conosce l'alfabeto? Certo. Me lo può dire? A, B, cicletta! Salve, Canale 50, posso fare una domanda? Certo. Vedo che lei sta leggendo, sta studiando? No. Cosa sta cercando? Cosa sta facendo? Salve, salve, posso farle un'intervista? Cine. Cos'è, un musicista lei? Cine. Allora. Ma che cosa suona, le percussioni? Per Certo. quali sono gli strumenti, mi spiega? Allora, guarda, c'ho sti due piattelli che si suonano con questo. Ah. Poi dopo c'ho i due tom, che è i bicchieri. E quello là di legno, là in fondo? Ah, questo qua serve per suonarci le biciclette, suona molto bene. Salve, Canale 50, può concederci un'intervista? Sì, prego. Senta, lei conosce Piero Pierelli? Ma scrive poesie, è un poeta. Non l'ho mai sentito. Va in bicicletta. Le piace lei le biciclette? Ma veramente io ho altri gusti. Salve, 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 possiamo fare un'intervista? Sì, certo. Senta, questa lei è una cantante? Sì. Che canzone era quella? Sta cantando delle tonalità, Ah, sì, la scala? sì, sto cantando alcune canzoni perché voglio trovare una tonalità che spacca. Salve, sono Canale 50. Conosce Piero Pirelli? No. A Facebook? Sì. E fa delle poesie? Sì. No, non lo conosco proprio, però la bicicletta gliela devo rompere.
È uno scherzo. Ti è piaciuto lo scherzo? Non è niente, tranquillo, è uno scherzo. È uno scherzo. Ok. Zio. Qui ti sei rotto un pezzo. Cosa? Ah. Vabbè, ma qui si salda, dai. Si salda. Non penso. Sì, si salda. Dopo gli danno una botta di vernice. Ma con l'ora non si accorge niente. Comunque, se tante volte ti chiede qualcosa, tu devi dire che non sai niente. Nega, fino alla morte. Capito? Nega sempre, fino alla morte. Senza tempo, i pensieri nel nostro viaggio a volte fasciati da sogni gialli e azzurri, pensieri di fuoco irraggiungibili che ripiegano verso orizzonti, verso ricordi taciturni, momenti inafferrabili che non esitano a confondersi con la luce dell'anima. È Dio che si trasfigura sui nostri pensieri, su traslucide visioni in aria d'allegria. Quanta vita, quanti viaggi, metamorfosi di tempi fatti di cose abbaglianti, di trepidanti attese, eppure così incessante il tempo. È fatto di nostalgici ricordi, di un vivere da nostra parte, il resto in un angolo confuso nel vento. E noi, come viandanti di voci, viaggeremo in ogni pensiero, in ogni passato, nell'ombra. Ma quanta vita ancora ci sorprenderà sui nuovi confini dell'amore? Risvegliati mattino, accarezzami vento, il mio tempo è vivo. È incanto per i miei occhi che guardano la mia terra sulla gente che passa. Sei trascorso via tempo, 50 anni, su brezze che soffiano e sulle case d'aria nella collina ascolti la voce del mare, volando sopra i tetti con il pensiero. L'orizzonte mi condurrà su sentieri, verso città di pietre e di caffè al mattino. Qualcosa è cambiato, è questa luce che lambisce il vento dell'amore che da sempre mi accompagna. Venite tutti con me. Piero Pierelli, 50 anni. Sin da quando io ero per una piccola stazione radio di New York ed ero emozionatissimo il giorno in cui arrivò dall'Italia per cantare per gli italoamericani le sue belle canzoni. Pensate che quest'oggi festeggia qui con noi il 50° anniversario della sua carriera. Però compagni e compagni, amiche e amici, di qualsiasi, guarda, la persona a 50 anni è una coglionata, poi ne parliamo, perché? Ma ricaccia il mio scelto! Memoria. 450 anni. Oh, corbezzoli! Ma si sa che si riporta bene?
pensate che quest'oggi festeggia qui con noi il 50° anniversario della sua carriera. Questo non significa che sia molto molto anziano, ha cominciato a cantare che era giovanissimo. Quando avrò davvero 50 anni cantare questa canzone potrà fare male. Ma mi piace il piacere! Bologna